Il necrologio. Il necrologio. Ci siamo? L'aspirazione ultima, ragazzi. L'aspirazione definitiva. Il momento in cui finalmente diventi famoso. Quando muori, sul giornale, qualcuno parla di te. Bentornati, bestiacci, in questo incredibile live dove i morti sono i protagonisti. Dove la morte è la dizione finale. L'ultimo respiro, l'ultima. L'ultima spiaggia. E noi passeggeremo su quel bagnasciuga. Così, tutti per mano, eh? Un branco di cadaveri. Bestiacce, incredibile ma vero, seconda parte di Mortuary S. Perché? Perché mi è piaciuta talmente tanto ieri sera, mi sono divertito talmente tanto a non divertirmi, ad aver paura, che ho deciso di rifarlo ed eccoci qua. Siete contenti? Bene, buono, dai. Poi, altra piccola cosa. Alcuni di voi giustamente avranno notato che le live di ieri e dell'altro ieri, vabbè, di venerdì, quello che è, nello specifico, queste ultime due live non sono state visibili da subito, dopo i VOD intendo, quelli che sono visibili solo per gli abbonati. Non sappiamo che cazzo sta succedendo. Cioè, magicamente i video ci vengono immagazzinati come personali e poi noi dobbiamo pubblicarli. Non so che cazzo sarà una nuova impostazione, sarà un nuovo aggiornamento. Fatto sta che, come al solito, non è colpa nostra, noi lavoriamo per voi, loro ci mettono i bastoni nelle ruote. Nelle ruote. Chiamami Guaro, grazie mille, Rotu Valhalla, Sango, grazie per i 7, Efiro, grazie mille per i 6, Giulirp, è difficile però, eh? Grazie per i 3, grazie, grazie, bestiace, è un piacere. Steph, sai che ringraziare, ringrazia, chiamami Guaro, bestiace, eccoci qua. Un po' faticato. Anche un po' dolorante, indigestione, come potete vedere. Ho finito di mangiare mezz'ora fa, e quindi ci sono pronto a rimettere, sono pronto a mettermi in gioco e a rimettermi in gioco. Vi saluto. Amorevole, incredibile. Robin, incredibile. Aspetta, ma fermi, se no, no, è inutile. Se partite non partiamo, cioè se partite non si parte, dovete star calmi. Kint, Eima, Wano. Becchio, non riesco a leggervi. Aspetta, Nasmnf, ma perché? Ma perché? Dinodiamo sì, ma amami di meno perché non è possibile sto nome. Lillo, Jess, Juju, Wolf, Zigrae, non riesco a leggere. Pdor, figlio di Khmer, fermi, che c'è qualcuno di nuovo. Ricciolino, ciao, 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 ciao. Moncraid, Giovgia, Pietro, Umile, facciamo un applauso a tutti quanti i nostri moderatori. Ecco qua l'applauso, sentite la potenza del suono. Pare uno che si fa una sega in uno sgabuzzino. Questa sega è per voi, moderatori. Grazie, grazie. Gingi, Pieto, Wormy, Jivan, giusto? Boh, ma siete troppo veloci, come cazzo faccio? Simo, Black, Alexis, Cyber, Trick, Loki, Lagartha. Sì, si dice Lagartha, non si dice Lagertha, eh? Sia chiaro, eh? Magari non lo sai e dici, ma pronunci male il mio nome. No, no, si dice Lagertha. Elena, Lorenzo, Becky, Azu, Starbucks, Magic, Evandrea, incredibile, Alice, Cestino, Cestino, The Beast, ultimo ma non ultimo, dai, qualcuno di ultimo, sarà un ultimo tra di voi, ma voglio dire, sarà Cleopatra, ciao, bestiace, è un onore, è un piacere. Aug, il saluto dei nostri confratelli indiani. Indiani, scusatemi, no? Perché altrimenti mi banano. Nativi americani, non sono indiani, sono nativi americani. Gli indiani sono un'altra cosa. Comunque, non importa, appropriazione culturale, mi banneranno lo stesso. Io ci ho provato ad essere inclusivo, ma a quanto pare non bisogna farlo, non bisogna esserlo. Chi è? Basta. Pequod, grazie mille. Andrea Novi, sai che ringraziare. Novi, cioccolato fondente. Cioccolato italiano. Non è vero, però a noi ci piace pensare che la Svizzera sia anche un po' italiana. E quindi? Siete pronti? Io direi di partire. Vabbè, partiamo, dai. Dopo cazzeggiamo, dopo parliamo un pochino, dopo ci rilassiamo. È la prima horror night a cui partecipo? Scappa. Fuggite. Sciocchi. Vediamo se si vede. Beh, no. Dread XP. Wow. L'audio c'è, ma c'è poco. La Svizzera è anche un po' Italia? Svizzeri, non è vero. Basta. Eh? Siete svizzeri, noi siamo italiani, va benissimo così. Che due coglioni, ma io non lo so. Ci sono dei confini per separare le persone. Attenzione.
Non funziona un cazzo, non posso saltare questo warning. If after playing this game you experience abnormal happenings around your home or have sudden change in the behavior of yourself or loved ones. E la Madonna, se per caso si esperienza qualcosa di possessivo, compulsivo, continuiamo, che può sconvolgere la nostra vita, beh, è colpa del gioco, perché il paranormale è uscito dallo schermo ed è entrato nella nostra quotidianità. Siete un po' mondani anche voi, eh? Sabato sera che fate? Andate a sbucciare corpi? Beh, io sì. Nel magico mondo dei videogiochi, ovviamente. Contestualizziamo, Twitch. Oh, una donna nuda. Eccoci qua, ragazzi. Cristo, non c'ho già l'ansia. Cosa dobbiamo fare? Non mi ricordo più. Ah, dovevamo analizzare. Analizziamo. Oddio, analizziamo. Allora, in faccia non c'aveva niente la signorina. Ottimo taglio di capelli, comunque. Molto pulita. Perfetto. La definizione dovrebbe essere... l'audio com'è, ragazzi? Mi date un check al volo? Aspetto il primo jumpscare. Sì, sì, ma l'audio com'è? No, la chieda a capo la signora. Questo era il terzo cadavere, il secondo cadavere, non mi ricordo più. In teoria va bene. Ottimo. Allora, rotated, puntura di Vespa. Eccola qui. Però, si è tenuta giovane. Vediamo un po' i piedi. Altra puntura di Vespa. Deve essere un nuovo kink sull'internet. Io mi sto girando troppo velocemente. Mostro? No, attenzione. Qua, puntura di Vespa, ci siamo. C'ho un pelo l'ansia. Ok, allora, abbiamo preso tutto? Uno di tre, perfetto. Ci siamo. Allora, Pia Reyes, togli... Ah no, entri... Oh, no, che cazzo... Oh, entri... il cane sta facendo roba, ragazzi. Se sentite suoni... Oh, se senti... Oh, se senti... Allora... Perfetto, se sentite suoni sapete di chi dare la colpa. Shoulder. Qua. Rush. Qua. Rush. Là. Submit. Bene, dai. Se mi giro e sulla stampante c'è lui, io chiudo il gioco. Ho vinto. Preso. Bene. Madonna santa. Madonna santa. Ah, Cristo. Bonnie, calmi, va tutto bene, eh? Cristo, eccolo lì, appunto. Che ci guarda da lontano, con i suoi occhioni. Verde smeraldo e la sua carnagione bianca. Un po' in contrasto con ciò che la storia ci dice. Ho l'ansia, ragazzi, io sono sicuro che un giorno torneremo in questa stanza e il cadavere non sarà lì. Ah, ci dovrebbe essere la lavatrice di sfondo che accompagna il tutto. Mi sono dimenticato, effettivamente. Achille Wolf, grazie mille per i 5. A posto? Quindi, sta roba l'abbiamo fatta, ma... Dobbiamo rompergli la mascella, perfetto. E rompiamogli sta mascella. Adesso qua è abbastanza... Io ormai so già cosa fare, cioè, non so più... Voglio dire, nel senso, ormai è un esperto. Andiamo a prendere già tutto quello che ci serve, va? Tanto ormai... Chi ci frega? Anche questa... Sono già sporche di sangue le forbici. Perché voglio dire, I e cap. Oddio. Andiamo a chiudere questa porta. Chiudi la porta. Perfetto. Non sta succedendo nulla. Non sta succedendo ancora niente, ragazzi. Finché poi all'improvviso le super chicche create in laboratorio da uno scienziato pazzo. Ve lo ricordate, ragazzi? Che meraviglia. Si può dire chicche su Twitch? Non lo so. Aspetta che ricuciamo. Perfetto. There we go. There we go. Puttana vacca. Ok, stiamo calmi. Ecco qua. L'eye contact. The lenti translation. Ma è già pulita la signorina. Cioè non c'è bisogno neanche di cauterizzare. Ma? Non mi ricordo più. Mix and blend fluid. No, 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 no. No. Madonna santa. Sta venendo leggermente l'ansia. Ok. L'ho visto. Guardalo. Guarda, lo vedete? Lo vedete il pezzo di merda? Lo vedete? Guardalo. 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 Guardalo profondamente negli occhi.
Guarda, c'ho la pelle d'anatra. Respiro come i rospi. Ma la pelle. Basta, eh? Chia. No, io quello non lo sopporto, ragazzi. Non lo sopporto. Ma vado lì? Perché vado lì? Vado lì. Ok, calmi. Quindi? Sì. Ce l'abbiamo la roba? Formaldeide. Buoni, eh? Madonna. Ok, la formaldeide è stata messa. Poi? Cos'altro c'era da mettere? Questo? Bene, il gioco è caricato. No, 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 no. No, non ha caricato niente. Bugia. Il metanolo. Dove cazzo era il metanolo? Metanolo? Figa. E l'audio è un po' bassino. Meglio così. E questo è metanolo? No, questo è Life Labs. No, questo è Lamb Encanto. Lamb Enchanted. Dove cazzo era il metanolo? Che? Sento suoni. Shh. Alzo un po' il volume. Non sento abbastanza. Perché ho alzato il volume? Sto per prendermi un infarto, ragazzi. Stiamo per avere un jumpscare. Era qua il metanolo. E questo? Metanolo. Ottimo. 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 Silenzio. Zitti. C'è da mixare. Ah no, devo mettere il mix del diavolo. Udemongi, patongi. Fermi. Calmi. Eccoci qua. Eccoci qua. Ciappa su. Ciappiamo su anche la tape, la cassettina. Però io direi anche di non ascoltare l'audio, perché tanto, ragazzi, a noi ce ne frega cazzi, voglio dire. Non è così importante la storia in questo gioco. Qua ci sono dei coin. Che è sta roba? Letting Shrimp. A special piece of scripture with the ability to reveal demonic markings. Ah, ma ci servirà sta roba successivamente. When a demonic marking is near to the parchment, will smolder and combust, bringing the marking into the material world to be found. Bene. L'ho preso? L'ho catato su? Ho fatto bene? Ma insomma, ecco. Che è successo? Si è spostato l'HUD, si è spostato l'HUD. Ho paura anche dell'HUD. Qualcuno ha bussato? Qualcuno sta bussando? Gli batte il cuore? Oh Cristo. Ma lo sentite il battito cardiaco? No, non è il mio, non è il mio, non iniziamo, non è il mio, bugiardi. Che cazzo è? Ma non è finita qua. Quindi? E mo è tutto per aria. E chi pulisce? Ma il turno si può finire? Lo possiamo finire sto cazzo di turno? Perché sto qua a perdere tempo? Ok, dobbiamo usare the forceps e bla bla bla. Non mi ricordo più un cazzo. Il tubo. Era qua il tubo? Quello che ci serve non è uscito dall'armadietto. Boni, calmi, giriamoci molto lentamente. Ok. Abbiamo 10 minuti perché da qui fino al prossimo jumpscare la regola degli horror prevede appunto che da un jumpscare all'altro passano all'incirca 10 minuti. Poi il tempo è ovviamente relativo. I'm missing something. Cosa cazzo I'm missing, Dio buono? Cosa serve ancora? Cos'è che ci serve, ragazzi? Non mi ricordo. Cos'è che vuoi? Lo scalpello. The forceps, the clamp, timing. E l'ho preso, la giugulare l'ho fatta. Ah, le forbici. E non ce le ho le forbici, scusami. Sì che ce le ho le forbici. E allora? Ah no, aspetta, forse mi serve quello per le giugulare. Dove cazzo è? Chiediamo allo demonio?
Ma no, ma è qua la forbicina per tenere aperta la giugulare. La forbicina per tenere aperta la giugulare c'è. Cucù. Con calma, eh. Ma ce l'ho la forbice, ciccia. Il trocar. Ah, ecco, devo metterla. Scusatemi. Dovevo metterla. Perfetto. Dio. Dio. Ci siamo. Avete notato le due caratteristiche, insomma, sul cadavere? Avete visto le due principali caratteristiche del cadavere? Non mi voglio avvicinare. Io qua non ci voglio stare. Credo di aver vinto. Turn off the pump, remove tubes and enclose incision. C'era qualcosa sotto. C'era qualcosa sotto il robo. Leva tutto. Madonna santa. E lei non è morta in realtà, perché vedete che non ha segni né marchi sul collo. Ecco, partito l'acido, ritorno d'acidi. Ci siamo. Io mi metto nell'angolo, non me ne frega un cazzo. Quando succede così, mi metto nell'angolo. Ci mettiamo qua sotto, sotto la scrivania. Guarda che belli i cassetti capienti di questo luogo. Ah, c'è da leggere, perfetto, perfetto. C'è da una bella conversazione col demonio. Io non voglio. Non mi voglio girare, me ne frega un cazzo. Guardo qua, facciamo finta di niente. Finché lei non torna a posto, io non mi muovo. Non me ne frega un cazzo. Perché se questa deve avere pure il ritorno. Allora, o è un attacco di gastrite estremo, o io non ne ho idea. Calmi, attenzione. Attenzione, calmi. Giriamoci molto piano. Attenzione. Cristo santo. Ci siamo, ok. Io sono sicuro che i jumpscare andranno a scalare, saranno sempre più, sarà sempre più inquietante la situazione, finché poi una certa ci giriamo la visuale e ce lo troviamo proprio in faccia. Sono abbastanza... Io quello sarà il momento in cui smetto di giocare, ve lo dico però, eh. Perché se mi vengono i brividi alti così, senza solo vedendo l'immagine di uno che mi ride, non... Cioè... Allora, serve il bag vuoto, che è là... Molto lontano dall'altra parte della stanza. Ho sentito un suono. No, Cristo, ho sentito un suono. Un suono estraneo. Porca di quella puttana. Ok. Fill and empty, già fatto. With cavity fluid, then insert trocar into abdominal cavity. Matto. Ok, è soltanto una scatoletta di tonno. Che ci faccia una scatoletta di tonno qua? E beh, dobbiamo pur mangiare, voglio dire. Ma perché lavorare di notte? Eccoci qua. Succhia! Via! Riduzione del seno si fa così. Oggi, su come è fatto... No. Ti prego, no. Rebecca, come here. Come... Ma ancora? Ma l'abbiamo già fatta sta minchiata. Ma non l'abbiamo già fatta sta stronzata? L'abbiamo già fatta sta stronzata o sbaglio? Non ha salvato? Come non ha salvato ieri? Vabbè, sappiamo già cosa succede. Perfetto. Ma se io mi metto di qua, mi viene... Comunque fa lo jumpscare? Cristo, forse era meglio guardare! Oddio! Salve. Continuiamo. Procediamo come nulla fosse. Quindi va a rifare da capo. Cristo Dio. Che bel suono, eh. Questa plastica, questa nuova chirurgia. Vedi, poi tutte buttoninate sembrano dei corpi morti. There we go. Ecco qua, pronti per Instagram. Ah, poi la ferita si richiude in automatico. Ah, però. Cleaner bathroom closet. No, mio Dio, no. Cristo santo, devo andare lì. Io odio il bagno, ragazzi. La parte più inquietante del gioco per me è andare in bagno. Passare dal corridoio e passare di qua. Cristo. Dio.
Ma qua, tra l'altro. Ok, riempito. Ho vinto. Ci portiamo il vaso. Affanculo. Calmi. Un regalo per lei. Bonnie. Ecco qua. Certo, i morti andrebbero rispettati. Ma tanto sono morti, voglio dire. Peggio di così. O no? Andiamo a pulire qua. E via! Tank cleaner. A posto. Angolo tattico. Ah, ma possiamo analizzare il mouse? Ah no, ci apre PC. Ottimo. Ma tra l'altro, night shift. This system is only for river fields, mortifian with access right. Please enter your night shift code. Ma noi ne abbiamo sto cazzo di codice? Comunque sono le 12 e un quarto di notte. Ma è incredibile. Adesso dobbiamo applicare la the moisturized facial e abbiamo finito. Poi dobbiamo returnare il body. Questo inglese, ragazzi, come vi ho detto, l'ho già imparato attraverso applicazioni e siti internet specializzati. Consiglio di fare lo stesso, anche a voi. Il moisturize dove cazzo era? E chi lo sa? Era qua. Mi giro piano. Valsugano. Era qua. E qua? No. Questo è l'IECAP. Dov'era, ragazzi? Dietro cosa significa? Sul mobile sopra i tubi. Qua, grazie. Mica avete una memoria di ferro. Dote inutile, però. All right. A posto così? Ok. No! No! No, io lì non entro. Come la mettiamo? Io non vado avanti! Cristo, ragazzi. Mi è venuta un'idea. Fottiamo il gioco. Sta a vedere. Che bischero. Che burbero. È geniale o no? Perfetto. Guardate, adesso torno indietro. Cioè, ma è una roba. Sì, ma sono così al naturale, eh. Senza l'ausilio di... Ma è allucinante. Ah, mi spingono pure. Attentano alla nostra vita. Ci ha fregati. Questo gioco è geniale. Si è richiuso la porta. Non voglio guardare. Io non voglio guardarla in faccia al cadavere. Non voglio guardare in faccia al cadavere. Io guardo in alto. Oh Cristo. Sulle mani, dai! Abbiamo palesemente vinto? No! Ehi! Che fai? Deficiti? Qual è il nome di sta qua? Com'è che si chiama, ragazzi? Al volo, per favore? Era Pia Reyes? Non riesco. Ok. Bellissima stente. Io spero che sia stato calcolato dall'intelligenza artificiale, perché sta roba che abbiamo fatto il giro e c'è stato lo jump scare lo stesso, ma diciamo diverso, è venuta una figata. Cioè, questo mi fa pensare che il gioco sia un bel gioco. Non riesco più a togliere il cadavere. Ok, a posto. Ho visto il corpo flickerare per un istante. Cosa dobbiamo fare? Un altro corpo. L'ultimo della giornata. Sono morti. Ritorno d'acidi. Me lo ricordo ancora quella serata al concerto. Basta. Avete notato che chi solitamente ha queste esperienze paranormali ha anche un passato di tossicodipendenza? Allucinante, vero? Sta ridendo. E me è morto col sorriso.
Madonna santa, Madonna santa, Madonna. Lasciamo tutto aperto lì, perché tanto dobbiamo comunque rincelofanarlo dopo con un po' di Pluriball e via. Consegna ad Amazon. Con Amazon Prime, che tra l'altro trovate il link in descrizione. Facciamo che chiudo. No, 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 io non ce la faccio più. Io quello stronzo in bianco non lo posso vedere, ragazzi. Perdonatemi, non ce la faccio. Non ci riesco, non ci riesco, io non riesco, non riesco a giocare se c'è quello stronzo lì. Ma poi come cazzo fa a nascondersi da di... No, no, no. Guarda che capezzoli rosei. Che fanno contrasto con... la sua meravigliosa carnagione. Ehi. Ha un marchio sulla testa. Sauron. Rotate, rotate di là, rotiamo di là, c'era la faccia di Dino davanti, ma non è vero, era qua, ragazzi, mi date del bugiardo? Ha un neo sulla pelle, no è sempre la soli, ehi, si è girato male, solita bruciatura di sigarette, scusi, c'è mica una sigarette, un giorno vi racconterò la storia di questa lady, che non c'è più tra l'altro. Cioè, non è che è morta, eh. Non c'è più e basta. Che belle unghie, complimenti. Si teneva... si teneva. Ah, c'ha solo due robe questo? Buono. Buono. Ok. Ok. Ok, allora, Albert Ayers. Però... fantasia, Peter Parker, testa mid abrasion, quindi via con una media, un'abrasione media, una mole sulla, la mole sulla spalla, proprio, quest'uomo è morto di fatica, e basta, no, che cazzo l'ho messo? Cos'è che manca? Ah sì, è una mid abrasione sul braccio sinistro, dove cazzo è? Eccoci qua, submit. Ottimo, non mi voglio girare. Io ho, ma perché mi viene l'ansia col bagno e con la stampante? Niente. No, 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 no. Ma poi noi abbiamo una large old key. Senti, io mi devo prendere una pausa, ragazzi, perdonatemi. Non ce la faccio. Non ce la faccio. In macchina siamo al sicuro. Vaffanculo. Sali su sta cazzo di macchina. No, sali in macchina. Chiudi. Così. Oh. L'avete visto? Non l'avete visto? Ottimo. Era lui o non è lui? Come nella vita vera, sì sì. Pausa sigaretta, con calma. Adesso ci rilassiamo. Mi piace intanto disturbare la quiete, suonare clacson ogni volta. Che cos'è quella luce primordiale all'interno? Cos'è? Viene dalla lampada? Minchia. Che situazione di merda. Bisogna cambiare lavoro qua, ragazzi. Fare altro, fare altro. Potevo fare la commessa. E invece... e invece... mo ti giri e c'è il demonio. No, perché non posso girarmi. Mi sta venendo un ritorno d'acidi. Qui in macchina? Ottimo. Però non sono alla guida. Quindi perfetto. Va bene così. Ci si può drogare, ma... c'è nel senso, avete capito. Boh, adesso appena si calma ripartiamo, ragazzi. Datemi 5 secondi. Che cazzo è stato? Oh no, eh? Che cazzo è stato? Oh! Che neanche in macchina siamo sicuro? Ma Cristo...
calmi. Oh. Cos'è? 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 Che suoni sono? Sono ossa? Cucù? No, 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 no! Che? Che cazzo è? Che cazzo è? Io non mi giro! No, e basta sta stronzata. No, e basta sta stronzata. Ah, ha fatto un suono prima dell'animazione, si è buggato per un attimo. Eh certo, è certo, è certo, è certo. Bene. Vado? Mi indica di là. Che faccio? Faccio. Stiamo per avere un leggero jumpscare. Io non avrò ovviamente paura, ma voi sì. Vi suggerisco di tenere, di tenere la lingua lontano dai denti, perché c'è il rischio che, serrando la mascella per la paura, salti via qualcosa. Perché sto guardando il monitor? Dio ti ha lasciato. Bene. Perfetto. Signorina, va bene così? Signorina! Signorina! Che bella signorina! Sì! Ah, basta con sta strozzata dei muri così! Sto sudando. C'è un problema di umidità, vedo. No, 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 no. Vedete che abbiamo delle allucinazioni, perché poi ci svegliamo e siamo fuori o in un'altra zona. Quindi questa è una certa, si fa delle belle passeggiate. Perché qualcosa ritorna. Cioè, io una capatina dal medico. Che cazzo lo chiedo a fare alla portiera, ragazzi? Siamo in Canada. Il problema qua non sono i criminali, ma i fantasmi. Posso giocare? Ma cingo, eh. Ah, però vedi che si è aperto tutto. Abbiamo fatto proprio la strada. Ottimo. Allora, dammi qua. Dammi qua. Dammi qua. Dammi qua. Comunque, per adesso che eventi paranormali abbiamo visto? Cioè, a parte gli alieni... Come ho le... No, 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 fermi, fermi. Apri sto cazzo di inventario. Apri l'inventario. Apri l'inventario. Oh, non mi apre più l'inventario. Perché non mi apre più l'inventario? Si è impallato? No, di nuovo? Per favore. E perché non mi apre più l'inventario? Non mi apre più l'inventario, ragazzi. No. Era con Tab. Si è impallato di nuovo. Ma cazzo, che due coglioni sta storia. I bug fanno parte dell'horror. My pockets are full. Non voglio guardare. Non voglio. Ma affanculo, porta di merda. Sentite, operiamo, va. Olè. Olà. È uno di quei simpatici rapper che chiede i denti d'oro? Ecco, vedete poi? La moda uccide. Il buon senso resta. Oddio. Mascella prominente. Facciamo che... Facciamo che è. Non posso aprire l'inventario. Ah, adesso sì. Ma... mi sembra una bugia, però. Allora, qui abbiamo il letting strip, che dovrebbe proteggerci in qualche modo, ma non l'abbiamo mai utilizzato. Non so come si utilizzi, ma non credo che nel primo turno di lavoro dobbiamo utilizzare sta roba. Io penso che alla fine di questo pupazzo qua, da spupazzare, da sbucciare... io ho le stesse mutande, comunque. La mutande da morto. Direi che a quel punto si interviene con... Aia caps. No, non missing un cazzo, non missing, fidati di me. Io non mi voglio girare. Porca troia. La yekap è questo? Ah, mo c'è... Piano, mi dimentico che è un horror ogni volta. Metti dentro,
Ok, porta a casa. È stato un piacere. Calmi, eh. Mo. Altro ritorno d'acidi? No, ok. Il fluido. Ricordarmi dove cazzo è sto fluido. Merda, merda. Ok. Ok. Zitti, silenzio. Silenzio. Silenzio, formaldeide. Che cazzo serviva? Il metanolo, che non è questo. Il glutammato. Eccolo qua. Una torta stiamo facendo. Boni! Boni! Per farcirci i morti. Per farcirci. Ma se apriamo la finestra, cambia un po' d'aria. Che idea del cazzo, che idea del cazzo, che idea che fa capolino il demonio poi. Metanolo, dov'era il metanolo? Dove cazzo? Ditemi dov'era il metanolo perché, beh, guarda. Dov'era il metanolo? Non mi ricordo più. Devi prendere il vaso antispavento, non serve. Dov'è il metanolo? A sinistra di che? Era lì, sopra, verso la porta. Ah, qua, bravi, bravi. Bravi. Ok, a posto. Sono solo eventi atmosferici. Sono solo eventi atmosferici. Eccoci. Non capisco se con questo effetto di visione poi arriva il jumpscare. Mi pare di sì, solitamente. Ho notato sta cosa. Ecco, vedi? Cristo santo. È sopra di me? È sotto di me. Sento una testa tra le gambe, la premo fortissimo, non me ne frega un cazzo. E io non... Non voglio girarmi. Seriamente, non voglio girarmi. Ok. È nell'angolo, l'unico angolo che non ho guardato. È nell'unico angolo che non ho guardato. No? Che devo fare? Ah sì. Va tutto bene, va tutto bene. No, no, devi essere morto, altrimenti come ti opera. No, no, vai giù. Ehi, ehi, ehi. Ehi. Il limbo. Kalimba. No, 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 guarda per terra, guarda per terra, guarda per terra, guarda. Basta, va. Che cazzo è? No, 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 no. Ottimo. Sera. Ok, lui è il diavolo? Che cazzo succede? No. Quelli sono occhi? Ok, cadaveri. Cadaveri ovunque. Che schifo, le ombre strisciano. È un po' tutto molto sfocato e bianco, molto opacizzato. Altri cadaveri? Posso correre, sì, ma non voglio farlo, non vedo perché dovrei farlo. Sera. Che carini. Sembrano quelli di Kingdom Hearts. Beh, sa il nostro nome. Ma il corpo non è lo stesso. Bonnie! Siamo noi? Che? Una cascata di sangue. You kill him. You threw away his love with your selfish sin. In his final moments, he regretted you. Avevamo un moroso? O un'amorosa? Non si sa mai. Mi pare che sia un masculo. Be more comforting. Sì, grazie, una voce sarebbe... No! Just let me get Rebecca. Menalo! Che cazzo è stato? Quante emozioni, ragazzi! Si ride, si piange, è una puntata di Scrubs. Ci sono pure i morti. Sì, ero posseduto. Per un attimo mi sono sentito posseduto anch'io, ragazzi. Perdonate, che mi fa ridere, non posso farci niente. Torniamo a operare. Artery forceps, ci serve il tubicini lì.
Ok, dai, abbiamo 5 minuti prima che succeda un puttanaio di nuovo. Ma credo che più che altro sia... più che legato al tempo sia legato alle azioni. Dopo tot azioni... dopo tot azioni compare qualcosa o qualcuno. Ma il demonio che abbiamo visto prima, il tizio con gli occhi rossi, durante questa cazzine, tradotto in italiano per voi, cazzo corto, secondo voi era il demonio o era un... cioè era il tizio di prima, bianco, o no? Non hai fatto la sua scheda? No, sì che l'ho fatta, sennò non potevo essere qua a sto punto. Era il nipote. Ah, ok, grazie. E basta? Madonna santa, che ore sono? Sono le 12... le 12 e un quarto ancora? Ma come così? È tutto un sogno. È tutto un circolo. Che suoni del cazzo. Basta. Sta durando più del solito, ragazzi. Questa era brutta, eh? Cicia, tutto a posto? Andiamo a sciacquarci la faccia in bagno? No, col cazzo che torno in bagno. Che cazzo sono sti suoni? No, 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 basta jumpscare, basta jumpscare. Per 5 secondi, per 5 secondi, per favore. Per favore, eh? Turn off the pump, remove tubes and close the incision. Sì, io ancora non mi ricordo che cazzo devo fare, l'ho fatto solo 10 volte, fate voi. Voilà. Che carino, che carino. Requiescati in pace. Non voglio girarmi di nuovo, continuerò a ripetere sta frase. Ci serve il sacco per pulire la macchina e fargli la roba addominale. Il sacco è di qua, non è di qua. Il sacco non è di qua! Mm. Com'è? Da lì. Eh? Va tutto bene. Si faccia i cazzi suoi. No, 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 io so già cosa succede. Non dobbiamo avvicinarci alle ombre. Si faccia i cazzi suoi, per favore. Si faccia i cazzi suoi. Psst. Sciò. 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 Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Madonna santa, che lancio è? No, ecco. Bene. Tutto bene quel che finisce bene. Il corpo è inconsistente, il corpo non ha corpo. Fill an empty bag. Dove cazzo era il bag? È qua. 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 Qua, ciapalo su. È l'ultimo turno, ragazzi, è l'ultimo turno e ci siamo. Beh, qua ce n'è da riempire di roba, eh. Sento della resistenza. Ecco che meraviglia. Sta venendo fuori un diagramma. Attenzione. Sembra la fotografia del buco nero che abbiamo fatto tempo fa. Posto? Mo' all'alien esce qualcuno? Stranamente silenzioso, ma è partito una un soundtrack di sfondo, la sentite? La percepite l'ansia? Partita la... No, no! No! Ehi, ehi! È partita la solita... Che cazzo è? È partita la solita musichetta d'ansia da horror. Mi mette meno ansia... Mi mette più ansia a non sentire un cazzo che sentire sta roba, comunque. Non era vero. Devo inserire il trocar? L'ho già fatto. Perché non me l'ha dato già fatto? Oh. Ma l'ho già fatto. Ah, mancava ancora un cicinino. Ok. Un giorno io retrocederò qua all'angolo dell'invincibilità per non aver paura e lui sarà qui. Salterò. Come non ho mai fatto. No, devo andare in bagno, ragazzi, devo andare in bagno. No, 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 no.
Io non voglio passare da quel corridoio. Io non voglio passare da quel corridoio. Non voglio passare da quel corridoio, non ce la faccio, mi dispiace. È più forte di me. Non vedo perché imbellere. Madonna. Madonna, tutto aperto, così. Facciamo un pochino defluire. Cristo, dove sei? Dove sei tu? Mettete la soundtrack di Scooby-Doo nel mentre. C'è un problema. E mo? Abbiamo finito? Ah, sono questi? Vabbè, allora. Retrocediamo al contrario. Ah, ah, qualcosa mi ferma, qualcosa mi blocca. È il tavolino, 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 è il tavolino. Ah! Che stronzi! È un jumpscare non riuscito. Che stronzi! Molto buffo comunque. Ho fregato! Ho giocato il gioco. Eccellente. Che cazzo devo fare qua? Ce l'ho fatta, ragazzi. No, no, vale, vale come? Me ne frega un cazzo, vale alla grande. Chi l'è? Grimilde, grazie mille per i 2 mesi. Grazie bestiace per le sub, perdonatemi, ma sono un po' preso qui. Scusate. Si è sentito un suono. No, qualcuno ha fatto pss alle mie spalle. Io non mi giro. Non vedo perché. Chi è curioso finisce all'inferno. Che poi l'inferno sia qui. È un'altra storia. No, il Monsturizer. No, non voglio truccarlo in faccia. No, no, è qua? È qua. È dietro di me. Dietro di me, filiforme di presenza. Lo vedo. No, 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 no. No, 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 no. Chiudiamo sta cazzo di porta. No, 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 no. Ah, ah, meno, meno. Shhh. A posto, a posto, a posto. A posto? Madonna, ragazzi, è l'ultimo corpo. E l'ultimo corpo, siamo fottuti. Siamo fottuti, siamo fottuti. No, non guardarlo in faccia, non guardarlo in faccia, non guardarlo in faccia. Ah, ah. 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 Ci siamo, ancora, ancora un corpo ed è fatta. Ci sarà qualcuno dentro il forno? È palese. Sta per succedere qualcosa. Mmm. Ancora? Quale altro corpo c'è? Ma quale altro corpo c'è? Sono finiti. Ah, ma basta. Lo sapevo già, lo sapevo già, lo sapevo già. Calmi, basta, era per levarcelo dai coglioni. Ma non ci sono più corpi, ragazzi, è finito il turno. Il turno è concluso. Ce n'è un altro qua. Ma no. Senti, io me ne vado. È stato un piacere. Io chiudo. Arrivederci. Non me ne frega un cazzo. Lascio le porte aperte e via. Devi bruciare quello di prima. Come devo bruciare quello di prima? Ah, no, devo bruciare quello del cadavere. È questo qua. Ah, sì, 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 è vero, è vero, è vero, è vero, bravi. Questo qua era quello col demonio. Me l'ho completamente dimenticato la cosa più importante del gioco. E come faccio? E non posso più. Oh, oh. C'è un problema. È finita. Devi rifarlo da capo. Ma no, cazzo. Ah no, lo vedo lì. Ragazzi, sapete perché? Allora, vi spiego cosa succede. Adesso, guardate la telecamera. Qua c'è l'asta del microfono. L'asta del microfono mi copre esattamente il punto dove è scritto letting strip. L'ho vista adesso, dobbiamo mettergli la striscia. Oh, oh, oh. È andata? È fatta? È fatta? Non è fatta. È fatta? Non è fatto un cazzo, non è. E mo?
E basta, eh. Sì, t'ho visto, t'ho visto. No, 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 no. Va benissimo così. Devi cremarlo nel forno. E ragazzi, non mi fa, non me lo fa riprendere. Non me lo fa riprendere. Non mi fa riprendere sul ciccio. Vedete? Bene, ottimo suono. Come cazzo faccio? Non mi fate rifare da capo sto pezzo, vi prego. Ma perché sto aprendo qui? Che è sta roba? Legacy, ottimo. Bene, buona. Ci pigliamo una boccata d'aria, va? Madonna santa. Ah. No, non devo rifare il primo morto. Ma dove c'è il computer? Dite che è lì? C'è da chiudere lì il turno? Oh, il tizio l'abbiamo finito. No, no. La porta perché è conciata così? No, 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 no. Ma non ho il night shift, non ho il codice. Non, in realtà non so come si esca da sto posto. Li abbiamo inseriti tutti, ragazzi. Dino, devi mettere sopra il corpo il disco che trovi nel mobile dietro il computer. Il disco che trovi nel mobile dietro il computer. Qua. Ah. E che è sta roba? Tick mark. Non so cosa stia facendo. Questo devo metterci. Ma che simboli sono? Nell'armadio dei demoni. Ottimo. Devo inserirci queste robe qua? Sì, ma in che ordine? È quello? È quello il problema. Lo scoprirai. È capito. Ottimo, perfetto. Mi sta bene. Ma? Per il codice prova la foto in bagno. Ah, ottimo. Cos'era? 1900? Dopo lo facciamo. Fermi, con calma. Allora, dobbiamo fare il codice della foto, della fotografia che c'è in bagno, che era? Non mi ricordo più, adesso andiamo a vederlo. E poi c'è da aprire qua. Il foglietto che brucia lo devi far bruciare tutto e apparirà il simbolo 1, appariranno i simboli 1 ad 1. Ma lo devo bruciare sul cadavere, giusto? I already have one of those. Ah, ce l'ho ancora? Oh. E? E mo? Lo farò sul cadavere, mi sa. Tastierino del mobile non abbiamo ancora capito che cazzo sia. E vabbè, passiamo di qua. Bene. No. No. No, 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 no. No, no, no. 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 No, 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 no. Madonna. Ma vaffanculo, vaffanculo, va. Ok, calmi. Calmi. Sta per succedere di tutto e di più, sta per succedere di tutto e di più. Ma non possiamo accendere sta cazzo di luce. Che è sto suono? No, 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 no. Perché aumenta la musica? No, no. Ehi. No, no. Che succede?
Oddio, oddio! Stiamo per avere un leggero jumpscare. Non abbiate paura! Se il cadavere strisce per terra e viene da me urlando, io me ne vado. Mi sta venendo un'ansia decifrabile. Che cazzo succede? Non voglio vedere! Perché sta musica? Ma cos'è? Il ventilatore? Forse l'ho spento. Che cazzo faccio l'allegra marmotta qua? Acchiappa la talpa! Non mi prenderete mai. Che fastidio! Che succede? Senti, vaffanculo. Proviamole tutte. Era un folle. L'ho fatto? Che cazzo ho fatto? I can't use that here. Ottimo! Non ce la faccio! Che cosa devo fare? Aiuto! Che cazzo succede? E non so più, ragazzi, è finita! C'è il demonio! La foto in bagno! Allora, ragazzi, il codice è dopo. Cerchiamo di capire prima che minchia dobbiamo fare con il cadavere. Perché non è finita, ci dice che ci serve un altro cadavere. Dobbiamo bruciarlo, sto cadavere. Come cazzo lo brucio? Sto sbagliando tutto, sì. Dove ha preso il fuoco il bigliettino? Devi guardare per terra sulla parete. Ah, ok, quindi lì c'è il simbolo, c'è il marchio. Perché non mi fido di voi? Siete dei bugiardi. Io sono doppiatore di Roblox. Sono io. E come faccio? Non c'è nessun segno, bugiardi! No? Ma è stupendo, sì. Ho una bronzatura simile io. Nel cassetto della scrivania. Ma andate a fare in culo, che è sta roba? That's not it. Che cazzo è? Com'è messo? È questo? È questo? Non è mica questo? E quindi questi devo levare? Take the mark. Vabbè, ma... ma è solo uno. E gli altri? Devo bruciare anche gli altri fogli? Compongo il nome del demonio. Mettili nel disco di legno e poi portali e poi lo porti sul cadavere e lo bruci. Perfetto, ok, però ottimo. Ma quindi devo fare un foglietto alla volta? Ma il problema è... altra domanda tecnica. Brucio il foglio mi fa cicciare fuori il simbolo. Il simbolo dove cazzo ciccia fuori? Per terra, per forza, attorno a me? Perché lo brucio fuori, faccio prima, almeno per forza mi compare per terra. Prendi tutti i fogli e non so, sai, se sia intelligente farlo. Sono altri tre, vabbè, ci abbiamo su altri tre. No, vedi, dobbiamo fare uno alla volta. Sto sbagliando tutto ciò che si può sbagliare, lo sto sbagliando adesso. Io me ne esco. Ah. L'ho puttato away. Perché l'ho puttato away? Ok, cos'è? La L col puntino, la L col puntino. Ricordiamoci, la L col puntino. No, odio sto corridoio, odio sto cazzo di corridoio. Calmi, è dietro di me. Elegante come al solito. No? Strano. La L col puntino. E ma dove la metto? Qua? Non lo so, non ne ho idea, immagino che uno vada bene, vada bene ognuno. Ok, sì. Mo. No, che cazzo fai? Non brucia! Ah! Non brucia! Perché non brucia? Perché l'abbiamo già fatto in quel punto. Ah, ok. L'ha fatto in posti diversi ogni volta. Qua.
Che cazzo è dietro la finestra? È dietro di me, dietro la finestra, è ovunque. Sono io, il problema sono io. In questo gioco il problema sono io, non... Ah, dov'è, dov'è, dove sta, dove sta, dov'è? Devo cercarlo, ok, devo come cercarlo? Qua? No. Dov'è? 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 Dove cazzo è? Non lo vedo. Non lo vedo. Sono gli occhi spalancati contro il mobile, non lo vedo. Dietro la porta? Oh, grazie cielo. Che cazzarola è? Ok, la T con due stanghette. La T con due stanghette. E qua dietro il bancone. E qua dietro il bancone? No, ho vinto. La T con due stanghette. La T con due stanghette. Dove cazzo è la T con due? Questa? Non lo so, non so se sia questa. È qua, è già qua. No, ti ho messo una cazzo ed era giusto. Fermi. 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 Però aspetta, lo spostiamo? Forse è meglio spostarlo. Che cazzo? No, 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 no. Così? Non ne ho idea, vabbè. Quello abbiamo già fatto, quindi non penso funzionerà di nuovo. Vicino a Cristo? Cristo, aiutami. Qua, in bagno. Che brutta idea, che brutta... Dove là? Mi salve. Fuori, fuori l'abbiamo già fatto. Rifacciamolo. Qua non brucia. Ok, ci siamo? Io qua dentro non ci voglio entrare. Ta merda. Ehi. Ok, ok, ci ha spinto. Si sta incazzando. Pure io. Dov'è? Qua, l'ultimo simbolo. È un 5. È un 5 molto lungo. Corri! Che gioco del cazzo? Bene, bene, bene. Qual è? Il 5 molto lungo. Qui. Prendi il marchio. Ce l'abbiamo? No, no. È chiuso lì. È chiuso lì. Rebecca, dimma, dimma. Ma vado, me ne sbatto il cazzo. Vado! È chiuso. Cos'è? Che luce è? Che cazzo è? Non vedo niente! Guardo per terra. Sto guardando per terra. Non voglio, non voglio. Mettiti nell'angolo. Ah! E mo? E mo? Cazzarola! Ditemi che cazzo devo fare. Cosa devo fare adesso? Devo farlo prima? Più avanti la barella, più avanti di così non va. Guarda che non la fa prendere. Non va così, ragazzi, più avanti di così non va. Mi sto leggermente cagando sotto. Ditemi che fare. Le cassette. Ma che c'entra le cassette, mo? Senti le cassette. Mo, adesso? Mi sa che devi rifarlo. No, 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 no. Mi sa che è il primo corpo? È il primo corpo, siete sicuri? Beh, proviamoli tutti, vaffanculo. Però scusami, eh. Ah, eccolo, è lui! Vabbè, ma questo non ci serve, ci serve il marchio. Stai fermo lì, eh. Non lo posso usare qui, devo bruciare il corpo prima. Bruciamo il corpo, bruciamo il corpo. Ecco perché non ce lo tirava su, perché è il corpo sbagliato. Vedi? Adesso funziona. Non mi ridere in faccia. Buono, buono, buono. Ha aperto gli occhi? No, non ha aperto gli occhi. È l'effetto della luce, è l'effetto della luce. Ottimo, perfetto. Che devo fare? Va da solo? Che cazzo è? Che bus? Non ti girare, non ti girare, non ti girare! Oh, santo cielo. Ehi. Ottimo!
Perfetto. Che fa? Oh! Bene. Ha funzionato. Il marchio non me lo faceva mettere. Ho liberato il demonio? Sono morto, siamo morti noi. It's nice not to be the one down there for a change. Raymond? I suppose a first name basis is in order. Ce l'abbiamo fatta. Did I make it? Is it over? For now. It's never really over. You've come a long way. Sì, ma ci sta andando a fottere la telecamera. Gira. I'm so glad I'm here. I know it's disorienting. You'll get used to it. Quindi? You should head home and get some rest. Grazie. Every night can be different. Bene. I think I'm fine. Certo, I'm fine. I'm very fine. I'm fucking fine. You seem out of it. Oh, I've just been waiting for so, so long. Che cazzo? What are you? Oh no, you didn't use the mark. Rebecca. Rebecca's not here, you fucking idiot. You can see worthless. Watch your foolish boy and drink it as nuts. E sta succedendo? Ma questo è un finale buono. E quindi? La palla da bowling! Ma è incredibile! Ottimo! Turno completato! Ah, abbiamo fatto il terzo finale di 5. Quindi un finale era questo qua. Quindi ogni volta rifacciamo il turno. Ah, fico fico. Vabbè, abbiamo fatto un finale però. Ma il marchio dove cazzo devo bruciarlo, ragazzi? Perdonatemi. Perché ho provato, ma non me lo faceva fare. Bellissimo comunque come gameplay, ci sta. Io pensavo fosse ogni notte dovevamo fare un turno differente. E man mano che tornavamo succedevano sempre più cose. No, ma non è corto, perché non è finito, ragazzi. Cioè, tu devi fare 5 finali. Devi metterlo appena metti il cadavere sulla barella. Ah, ok. Comunque mi piace un botto sto gioco, Veramente figo. Vedi? Shift 2. Abbiamo fatto una possessione demoniaca. Bene. E un corpo bruciato, ma non abbiamo banisciato alcun demonio. Se facciamo continue, ci fa riprendere da dove? La simpatica posseduta, dopo aver lavorato, va al centro commerciale. È più... Torno subito, ragazzi. Il cane ha appena buttato giù una parete. Non sto scherzando. Torno subito, state buoni lì. Datemi un attimo un secondo. Dopo, guarda, vi faccio faccio una foto, poi la mettiamo su Instagram, così vedete, perché è allucinante. Cioè, voi, io non ci credo manco più, ragazzi, ormai. Sto cazzo di cane è qualcosa di incredibile. Cioè, è qualcosa di... Io, boh... Cioè, non lo so. No, voglio fare una foto. Cioè, è allucinante. Guardate. Dopo andate su Instagram e lo vedete, così se siete curiosi. Buttato giù completamente il muro. Perfetto. Perfetto. Niente. Dopo andate su Instagram e lo vedete. Niente, ragazzi. Non, arrivo subito. Fatemi cattare sulla roba. Arrivo, eh. Iscrivetevi a Instagram, già che ci siete. Vedi, retroattivo. Il canale l'ha fatto apposta. Era tutto... Geniale. Va bene. Si educa perché non piano sapito.
Eccomi. E niente. I cani regalano brividi che i gatti non possono regalare. Quale gatto ti butta giù una parete? Nessuno. Comunque sta bene, non si è fatto niente. Meno male che non ha tranciato il cavo dell'alimentazione del PC, perché altrimenti... Ma quindi stiamo ricominciando da capo? Cioè, non ho capito. Ricominciando da capo? O ci siamo fatti un bel sonnecchino? Sonnecchino. Quindi? Il gatto butta giù il bicchiere da cristallo, per carità, ma non è la stessa cosa. E il codice è, se penso sia uno dei finali. Le chiavi della macchina dove cazzo erano? Qua. Ma quindi cominciamo da capo, dobbiamo rifarci tutta quanta la cazzine? Mi demolisce casa è il primo passo. Verso i 4 mesi ti demoliscono casa. Al sesto cercano di fotterti. E funziona così, ragazzi. Effettivamente già è un cane molto precoce. È da molto tempo che cammina in giro con il rossetto di fuori. Sapete cos'è il rossetto nei cani? Perfetto, ottimo. Immaginatevi un rossetto. Ecco, è esattamente così che hai fatto il loro pene. Deve aver preso dal padrone, non lo so. Quindi ricominciamo da capo? E un altro shift, paper and pencil. Ci abbiamo lassù. Ottimo! Non ho la clipboard. Orco boh, è di là. Ricominciamo, ragazzi, vedendo di fare un altro finale. Tanto voglio dire, che sarà mai? Clipboard ciapata, siamo già in ritorno d'acidi, ottimo. Bene così, quindi si può comunque schiacciando il tasto continua ricominciare da capo, senza stare a impazzire. E niente. Quella parete era di cartone. Beh, in realtà è un divisorio di quelli asiatici che c'era qui dall'alba dei tempi. Quanti cadaveri sono? Sempre 3. Attenzione, chi è questa? Albert Patton. Albert Patton, sempre lo stesso personaggio di prima. Acrosta, grazie mille, Ruto Valhalla per i 3 mesi. Andiamo a sbucciare anche lui. Aspetta un attimo, sento suoni. Non so se sia il cane o meno. Adesso ho il terrore. Ho il terrore del mio cane. Ho paura. Il mio cane e le sue malattie. Ma come? Io voglio morire questo sorriso però, ragazzi. Cioè, invidiabile comunque. Ci siamo. Quanto tempo manca? Ma sì, sì, un quarto d'ora ce la facciamo. Al massimo continuiamo lo shift. Allora, dobbiamo trovare... Continuiamo il turno. Dobbiamo trovare il codice nel mentre che operiamo, ovviamente. Si sa. Chiudiamo anche qua perché non mi fido delle forze e dello male. Che cazzo è successo? Cos'è stato sto lag? Ok, non iniziamo, eh? Abbiamo appena iniziato, non iniziamo. Per favore, dammi qua. Bene. L'avete sentito? Il cadavere ha mugugnato. Che faccio? Lo colpisco molto forte con qualcosa? Chi l'è? Fuxmat, grazie mille. Kimi? Sai chi ringraziare. Il badge è dietro il... Ah, il codice dietro il badge del capo? Grazie per lo spoiler. Ottimo, sarebbe stato interessante saperlo, scoprirlo da soli. Vabbè, e prima analizziamo lo stronzo, va? Dopo ci diamo da fare. Ha una fucilata sulla schiena. Ha una pelle che è un cannone, ma che roba. Meraviglia. Lucido, direi. Ma la mia domanda è... Cambieranno anche gli eventi paranormali? O sono sempre gli stessi? Sono sempre gli stessi? No, pare di no. Per adesso non sta succedendo nulla. Il fatto che non stia succedendo nulla è effettivamente un evento paranormale in questo gioco. Fatto? 3 di 5? La madonna. Morto rigido. Ma io non vedo nient'altro. Ah, ce n'era uno qua nascosto. E sai, nero su nero non si vedeva. 4 di 5, ce ne resta uno qua dietro, te lo dico io.
Madonna! There we go. Ma come, che cazzo facevano questi? C'ho un po' di paura. Ok. Fatto? Stampiamo quello che dobbiamo stampare. E leviamoci dal cazzo. Qui apriamo, perché tanto ci servirà dopo. Ormai questo lavoro lo posso fare sul serio. Ci sarà... Oh! Io l'ho detto, se si alza dal divanetto è finita. Vabbè, senti, finché sta lì, giusto? Mi sta venendo un enfisema. Cioè, le reni che fanno così. Vabbè, finché ci guarda, ragazzi, lasciamolo guardare. Cioè, non si va sul penale finché non fa nulla, effettivamente. Che cazzo è? Ah no, ho sbagliato. Cristo di Dio. C'è andato? Non ce la faccio. Io non ce la faccio questo gioco. Non hold. Ah, perché ho ancora il marchio di prima. No, non va bene. Aspetta. Mettiamolo via. Ce l'abbiamo? Eh sì, ce l'abbiamo. Come si fa a mettere giù? E non si può droppare sta roba. E cazzo, ma adesso questo qua mi occupa l'inventario. Ah, Ario. Come facciamo, mo? Non posso dropparlo, ragazzi. I can't hold anything else. E cioè, abbiamo due marchi, abbiamo due tavolette. Possibile mai che non posso droppare il marchio? Ma che stronzata è? I can't use that here. Lo so che I can't use that here. Non lo fa droppare, vedete? È finita. E questo se... Beh, scusami, se brucio direttamente il cadavere con sto marchio, ce ne sbattiamo il cazzo? Tieni il foglietto in mano. E no, ho la clipboard che ci serve. Vabbè, droppiamola. E mo? Non so cosa devo fare. Io non so cosa devo fare. Vabbè, ragazzi, facciamo una roba alla volta. Che brutta situazione. No. Ottimo. Quindi sì, confermato che gli eventi paranormali sono differenti. Chissà se il gioco ha memoria. Sicuramente più memoria di me. La clipboard, dov'era qua? Ha fottuto il gioco ancora una volta. Un esperto. L'abbiamo preso tutto? No, manca ancora tutto, ci manca ancora. Dammi questa. Ah, cioè, effettivamente diventa un po' ripetitivo dopo, eh. Però, la particolarità, la diversificazione del gameplay sta qua nel paranormale. Mi chiedo perché il cadavere non faccia espressioni o smorfie definitive. Si è mosso più del necessario. Non mi piace. No, ragazzi, io lo so che adesso gli chiudo la bocca e lui magicamente la riapre. There we go. Che cazzo è? Sarà stato un bug? È così che quando non sai... Quando la scienza non può dare risposte, solitamente, l'essere umano dice... Sarà stato un bug! Alright. Bene. Sto cazzo di fluido è una rottura di coglioni. La parte più noiosa del gioco è mettere il fluido... Ma c'è qualcuno di là? No. Ma la porta era chiusa. Ah! Signora! No, signora! Chi cazzo era quella? Cazzi suoi. Ma è che... Ma allora, mi incazzo.
Cioè, quindi adesso ogni volta devo buttare giù sta stronzata. Ma è possibile che si bughi così sto cazzo di gioco? Ancora? Basta! Me lo ricordavo diverso, il protagonista sul nostro tavolo, il piatto di prima portata, era un po' differente. Non lo so, ma questo è un runner, che? Che faccio, lo tocco? Mi ha detto perché non vieni qui? Insomma. Ma è diventato magro? Ah, è veramente quello che vi ha preso l'occhio? È quella la differenza tra questo cadavere e quello precedente? Ok. Non voglio. Non c'è una penna da lanciargli? Ste cazzo di videocassette di merda inutili. Devo stare qua a sentire 40 minuti di audio. Non ce la faccio. Questo è i capelli, infatti, ragazzi, per l'amor del cielo, eh? Non posso mettergli il marchio addosso. Mi sa che rimarrà così l'amico Fritz finché non farò qualcosa. Non ce la faccio, non ci riesco. Devi guardare il PC. Bugie, calunnie, menzogne, è questo ciò che siete. Brucia il foglietto. Di già? Però ci sta, eh. Non è una cattiva idea. Beh, non va. Non va, ragazzi, mi sa che va fatto alla fine. Non possiamo farlo quando vogliamo. E quindi adesso ho sta stronzata qua. Certo, continuiamo. Continuiamo. Cos'è che ho messo dentro? Non mi ricordo. Questo l'ho messo dentro? Il live, la live labs, l'ho messo dentro? Ma io che cazzo ne so, ormai non me ne frega più una minchia. È certo. Ah, questo se prima o poi se ne andrà, si girerà. Farà. Cos'è che devo mettere dentro? Questo l'ho messo dentro? La formaldeide l'ho messa dentro? Ma io che cazzo ne so. L'ho già messa dentro. Non ti muovere, sai. Orca puttana. Come? Metanolo? Ho anche messo già il metanolo? Davvero? Cosa manca allora? Ah, è roba del demonio. O demongi. The demon stuff. Ah, ok. È ancora lì. Basta che non si alza. E niente. Cos'è che manca? Che cazzo manca, ragazzi? Il corridoio che? Siete scemi? Siete cretini? Senza offesa, eh? Nulla di personale. Deficitate insieme? Devi interagire? Col cazzo! Chi l'ha detto? Solo perché è buona educazione farlo? Io non interagisco. Guarda che faccio, guarda come interagisco. Me ne vado. Me ne vado. Faccio il giro. Ah, furbo lui. Cristos. C'è niente di più spaventoso che una porta che dà su una stanza completamente buia? Beh, vi rispondo io. No. Prova a spostare il marchio nell'altra mano. E non si... Allora. Non posso switcharli, neanche se tengo premuto. Non è successo nulla, quindi nulla a quanto pare doveva succedere. Tu,
Questa qua è la stronza. Il problema di ogni cosa è lei. Il Bobby, grazie mille, Rotu Valhalla. Non lo so. Potrebbe essere sensato, però. Chiamami Guaro. Giustamente dice, ma non è che alla lunga sbagliando ti riempi l'inventario di marchi sbagliati, di roba e poi non riesci più ad andare avanti? Boh, probabile. Possibile. Effettivamente sto stronzo non mi si leva più da qui adesso, non so che cazzo fare. Più che altro non mi fa... Non so se si è buggato... Secondo me si è buggato qualcosa, eh. Perché se io vado a droppare il fluido del demonio e ciapo su questo... Che cazzo era? Nessuno. Ma scusami, il metanolo e il glutine... Ma non mi ha contato... No, non mi ha contato la roba, ragazzi. No, c'è qualcosa che non va. Ci stavo mettendo dentro la clipboard. C'è qualcosa che non va, ragazzi. Si è impallato qualcosa. Non mi ha contato gli altri liquidi che ho inserito. Per il marchio prova a cambiare simbolo. Da qui, dici? Non si può fare. Ah, ma c'è il post-it! Che figata! Ah, possiamo segnarci i marchi! Figo! Ma che sto gioco è veramente figo. Eh sì, ci conviene riavviare, ragazzi. Perché secondo me si è impallato qualcosa. Perché non poter droppare il marchio è una cagata. Vabbè, al massimo facciamo un nuovo turno. L'ho toccato il capo, non succede niente. Mi veniva fuori soltanto la roba da toccare con il... Cioè, da interagire col tasto destro. Non te li conta perché il corpo non è quello. Ah, è possibile anche. Vabbè, comunque, bestiacce. Sono le 23, per oggi direi di chiuderla qui. Anche perché ho... Sento il battito cardiaco sui coglioni, quindi direi che anche basta. Devi fare un nuovo turno. Un nuovo turno? Ma no, basta continuare questo. Se facciamo un nuovo turno, forse ci azzera tutti i salvataggi. Vorrei provare questo gioco, ma non so se ce la faccio. Bene, indovinate tutti voi 955 che siete presenti, ora vi regaliamo il gioco. Twist! Quindi, utilizzando i punti canale, a breve, 20.000 punti canale, potrete ricevere la chiave di Steam di questo gioco, ve la diciamo poi noi in privato, un regalo che facciamo da noi a voi, nostri amici. Siete pronti? Magari a voi non ve ne frega un cazzo, quindi se chi di voi non è interessato, per l'amor di cielo, non spenda i punti canale, eh? Ok? Perché altrimenti... Io vi ho avvisati, eh? Io vi ho avvisati. Mettiamo una musichetta... Da Night Show? Mettiamo una musichetta da Night Show, esiste? Night Show nel senso, cioè, oddio, dipende che cazzo mi ciccia fuori. Ci siamo, eh? Datemi un attimo di tempo. Ma questa qua sarebbe una musica da quiz. Più o meno. Ma quiz per che cosa? Non vi devo chiedere un cazzo. Come li spendo per prenotarmi? No, non dovete prenotarvi. Il primo di voi che li spende si porta a casa la chiave. Poi in privato ci passiamo, ce la passiamo. E però per PC, ragazzi, per PC. Sì, sembra The Sims. È vero. Mettiamo una musica decente, va. Bene. Qualcosa senza copyright, se no mi segano la vita. Ottimo. Beh, non esiste a quanto pare. No, fermi, sta roba qua non è copyright. Rimettiamo il solito nostro caro e vecchio Blue Ace, che è l'unica roba a quanto pare, che ascoltano solo tre stronzi in croce. E questo, dai, fanculo. E la Madonna, altissima. Com'è il volume? Riuscite a percepire la magia del momento. Dai, ci siamo, allora. Faccio vedere il trailer nel mentre dello gioco e poi mi dite, così almeno siete consapevoli dell'acquisto che state... del gioco che state per fare. Un gioco d'ombre, amico mio, fate molta attenzione. Assistenza, eccolo qua. Chiedo un rimborso, perfetto. Questo è il gioco che state per comprare, l'avete già visto giocato, però non si sa mai che qualcuno è arrivato adesso.
Dino, porterai Handling? Sì, abbiamo in programma di farlo, però molto probabilmente settimana prossima. Io passo? Siete dei fifoni, poi dite a me che sono un fifone, perché l'ho letto quel messaggio, brutti bastardi. Ma che roba? Che si fa ora? Io che minchia sto dicendo da 40 minuti precisi. La signorina contorta però... ecco. Wow. Che forme. Quali suoni. Che colori. Che sensazioni. Sarapi, grazie mille per il 3 Rotvalhalla. Era molto flessibile, sì. Mi sa che è la tizia di prima, comunque. Ho solo 19.000 punti? Questa musica ti fa venire un doppio scotch? Ah, insomma. Non è così triste, non è quel tipo di blues triste. Allora... E già che dire blues non è triste è un po' una boiata, però vabbè. Allora, partiamo. Basta cagate, dai. Regaliamo sta roba. Ragazzi, per i nuovi, queste cose qua, i regali, li facciamo ogni mese. Il gioco di questo mese, appunto, è... se ne sta andando la telecamera. Appunto, è questo. Coso. Si è spostato, no? No, niente, se ne va la telecamera. Vabbè, vaffanculo. È appunto, Mortuary Assistant. Ora. C'è anche quello che è il contest. Contest è tutta un'altra roba. Dove vi regaliamo un gioco AAA, solitamente. E qualcosa di un pochino più corpulento, che può essere un'esclusiva o multipiattaforma. Dove lì però si partecipa attraverso la lista, bla bla bla, e il vincitore, eccetera, eccetera. Questo qua è un giveaway, in sostanza. Allora, fermi tutti. Sto per inserire... la moneta da riscattare. Aspetta, la moneta, il coso da riscattare, ricompensa spettatori, punti canale. In basso a destra e o a sinistra trovate dei simbolini, l'otala di Odino, che è quella fatta tipo sembra un rombo con due gambette, molto simpatiche, molto kawaii. Se ci cliccate dentro verranno fuori due diverse opzioni, tipo evidenzia il messaggio, fai fare una ola a Dino e ste minchiate qua. Lì adesso a breve comparirà il nome Mortuary Assistant. Il primo che ci clicca con 20.000 punti canale se lo porta, se lo ciuccia a casa. Poi Andrea, andate poi su Discord, mi raccomando iscrivetevi a Discord per chi non è iscritto a Discord. Andrea vi dirà in privato la chiave, la invia così di botte e poi ve la scaricate. Va bene? Ottimo, perfetto. Io il mio l'ho fatto, poi sono cazzi vostri. Allora, modifica qua. Ok. Siamo 20.000 punti canale, salva, ottimo. Al mio 3, cioè al 3 finisce, cioè faccio un countdown, parto dall'1, non è un countdown allora, facciamo che parto dal 3, un countdown, all'1 del 3, capito? All'1, 3, 2, facciamo lo 0, non l'1, perché l'1 è un po'... non lo so. 3, 2, 1... Oh, via. Chi è che l'ha riscattato? Star. Come The Quarry? Vabbè, lascia perdere, Star. L'hai riscattato tu. Ma come The Quarry? Perché è uscito The Quarry? Ma non mi ha cambiato il nome? Vabbè, fanculo, Star, è rimasto il nome dell'altra volta. Bravo, Star, complimenti, finalmente ce l'hai fatta, finalmente, una volta ogni tanto sei un vincitore. Oh, eccoci qua, dopo Andrea ti darà la chiave. Apposta, semplice e indolore. Volevate più pathos? Non serve più pathos, la vita è fatta così, di delusione. Ah, adesso Star, beccati l'odio di tutti quanti. Lo devi giocare poi, sono giochi mi incazzo, Star è uno dei più vecchi del canale. Dei più giovani, ma anche dei più vecchi del canale. È stato educato con questa educazione siberiana che caratterizza CopTV. E niente, adesso è lì, in uno scantinato che ci segue da lontano. Un giorno ci incontreremo, Star. Ho comprato Mortuary Assistant su Steam. Mi hanno fottuti i giochi? Come mi hanno fottuti i soldi? Ma il gioco non appare nella libreria. No, devi andare nel download, lo trovi lì. Anche a me ogni tanto succede, flippa così. Non ti ha fottuto niente. Vai nei download e vedi se è lì. Altrimenti, se non è lì, ritorna su... come si chiama? Sul carrello. E vedi i giochi acquistati, poi te lo scarica. Potrebbe essere un bug. Star, allora Andrea, ti metti tu d'accordo con lui?
perché io quello non lo voglio sentire. Fai tu? Ok, porta. Grazie Star Bestiaccia, come al solito, per gli anni passati insieme. Cosa ne pensi di God of War in generale? Che su YouTube potete trovare tutto un gameplay che ho appena fatto, sto facendo, un off-screen, su tutto ciò che sono le curiosità non rene legate al titolo. Avrebbe dovrebbe uscire anche la quarta puntata. Sai cos'è Cry of Fear? Incredibile, ma vero? Voglio lanciarmi dentro una piscina di puntine da disegno acuminate. D'occhio però, proprio così. L'occhio aperto, tipo Paperon de Paperoni. Quando ha iniziato Twitch? Era il 48, Era il 48. Il gioco nel carrello, non nei download. Non si trova ed io piango. Non è nel carrello né nei download. E porca troia, però Shani ce n'è sempre una, Dio buono. Cioè, ma che delusione. Allora, prova a vedere. Prova a vedere. Aspetta, c'è una prova, va. Vado su Steam anch'io, su Steam. Quindi non ti compare nella lista dei giochi qua. Dovrebbe comparirti nei download, scusami. Se qua nei download proprio non ti compare un cazzo. Sì, c'è Project Zomboid, spoiler. Niente qui? Non ti viene fuori, non ti ciccia fuori un cappero? Se no, fai una bella roba, vai sul negozio. Riscrivi di nuovo The Mortuary Assistant e dovrebbe comparirti gioca adesso anziché scarichi e acquista. Vedi se è così, prova a vedere, fotti il sistema. Sicuramente c'è un altro modo da pro gamer, da PCista che perde tutto il giorno a video giocare, ma io non lo so qual è. Il massimo è questo. Buonanotte a chi sta andando, ragazzi, è stato un piacere, spero vi siate divertiti. Comunque adesso chiudiamo, a breve chiudo anch'io perché il cane ha devastato casa qua. Che sport fai? Soffio artistico. Soffio le bolle di sapone. È molto difficile. Potresti portare Assassin's Creed se non l'hai mai giocato. Ah, il gioco di Bandit Ink Machine, bellissimo, sì sì. È stato uno dei primi giochi. Che lingua parli? Il brasiliano. È una particolare dialetto islandese. Simile al sardo. Mega server su Project Zomboid? No. Che sport fai? Serio? Faccio il comico. Rising, quando lo porti, se lo porti ancora, ragazzi, ma ogni volta fate le domande in croce però, adesso ditemi quanto tempo ci hai messo a far crescere la barba, Cristo Dio. Non ho capito cosa voleva significare quello sguardo. Perfetto, mi va bene, mi va benissimo così. Multiversus, cos'è? Porterai Multiversus? È quella cagata di sì? Sì, sono fatto così. Mi sta prudendo tutto. Mi sta prendendo tutto l'occhio. Torneo di For Honor, figurati. Ah. Quanto tempo ci hai messo a farti crescere la barba? Vabbè, dai, rispondo una volta per tutte. Serio, stavolta sono serio, ragazzi. Ci sono nato. Non c'è il tasto ban alla chat? Sì, c'è. Poi te lo spiego, tia. Cosa facciamo venerdì? C'è Mostrum, giochiamo, c'è Andrea, c'è Curolili, c'è Codomo, c'è Gianmichael, ci sono altri probabilmente, ma io non so chi siano questi altri, cioè me ne lo so ma non mi ricordo chi sono. Sono fatto così, non posso farci niente, sono un po' asociale. Mi sono ritrovato su un gruppo di Telegram, la famiglia Arcadia mi ha detto, toh, stronzo, venerdì giocherai con loro, vabbè. E quindi niente, dobbiamo fare questa meravigliosa sessione di gameplay, è un gioco horror, mi fa piacere farlo perché appunto il canale è cresciuto solo grazie a voi, e grazie a voi stiamo anche conoscendo nuovi creators, nuovi collaboratori, nuovi... ottimo, mi fa molto piacere, questa è la faccia di molto piacere. No, però a parte gli scherzi, mi fa molto piacere. È che sono uno che se ne sta per le sue, tipo Shrek.
E Andrea è un po' come Ciuchino. Parecchio come Ciuchino. Ti piacciono i battiscopa? Beh sì, è una bellissima parola. Quanto è bella Kuro Lily. Eccoci, ci siamo. Non è bella, è brava. È anche bella. Che cazzo ne so, va a gusti. È bella, sì. Sono bella anch'io, comunque. Cioè, non parliamo degli altri. Parliamo di me. Parliamo solo di me. Ma Horizon ha in mente di giocarsi prima o poi? Non so se ci faccio una serie, ragazzi. Non ne ho idea. Non lo hanno neanche più cagato. Cioè, devo essere sincero. Non mi ha dato quello che mi aveva dato il primo capitolo. E quello che mi ha dato il primo capitolo è stato un po' pochino. Cioè, bellissimo gioco, ma non mi ha preso tanto. E quindi, con questo secondo capitolo, nonostante sia migliore sotto tutti i punti di vista, mi sto ritrovando a fare le stesse stronzate. Cioè, sono già in poche ore di gameplay ero finito in un calderone ad affrontare diverse bestialità e sempre missioni secondarie, sempre 4 ore di dialogo con ogni stronzo che incontri. Puoi giocare, guarda un po' a dama, una specie di scacchi con diversi personaggi, puoi cavalcare le bestie, puoi cavalcare anche i pennuti che non hanno le penne perché sono fatti di metallo, macchine senza cuore. E niente, poi in sostanza devi risolvere i problemi degli altri, tutti che chiedono: ehi, aiuta, Aloy, dammi una mano. Ma nessuno che dice: ehi Aloy, come stai? E quindi insomma sono stufo, sono stanco, non lo so, non mi ha preso, ragazzi. Poi ditemi voi anche cosa ne pensate, lasciate un commento qua sotto, perché non lo so, mi sembra un po' no. Come è nata la cosa di Twitch? Un bel giorno ci siamo riuniti, eravamo in California, io e Andrea, abbiamo detto: toh, dai, inventiamo Twitch. E poi una roba va l'altra. Hai mai giocato Kingdom Come Deliverance? Sì, Star, non ti ricordi? E ti ho detto no, non lo portiamo, perché già poi mi hai chiesto, ma perché? No, no. Hai già vinto una volta, Star, non vincere ancora. Come il primo io lo trovo molto bello, ma anche pesante. È quello, è pesante, ragazzi. Come hai conosciuto Andrea? Allora, stava chiedendo l'elemosina in questa strada un po' affollata e sono stato l'unico a chiamare la polizia quando l'ho visto. Poi una cosa tira l'altra. Sto leggendo tutte le stronzate che state scrivendo. Stasera siete in forma. È diventato un just chatting, cioè facciamo domande che non c'entrano una beneamata ceppa di minchia con niente. Avete chiesto l'elemosina assieme? No, la polizia ci è andata giù un po' pesante, però vabbè. La musica un po' sensuale mi fa ridere. Ottimo. Che cane hai? Un pastore tedesco. Adesso rotto perché gli è caduto un muro in testa, l'avete visto. Ah. Guarda il trailer del gioco di venerdì. Bravo. Oh, vedi? Un simpatico individuo. Guardiamo il trailer di Monstrum. Vediamo se mi piace. Non lo trovo su Steam. Guardate. Iniziamo molto, molto bene. Perché l'ho scritto male? Dove cazzo sto scrivendo? Scusami, è The Monstrum? Andrea, come cazzo si chiama il gioco? Monstrum. Ah, Monstrum. Monstrum. Cazzi nome è? Eccoci, fermi. Abbasso un po' il volume. Eccoci qua. Che padronanza della lingua che ci ha limonato con la maestra d'inglese, altro che. Aspetta. Tira Andrea, non vedo un cazzo, non vedo. Troppo alto il volume. Containment breach. Eccolo! Quattro contro uno. Chiedo che l'uno sia Andrea.
Will you hunt? Ah, vedi, uno fa lo stronzo, fa il mostro, gli altri... Ah, sembra carino, sembra interessante, sarà divertente sicuramente giocarlo in cooperativa. A noi questi giochi ci fanno cagare, volume altissimo, ci fanno cagare solitamente perché essendo noi asociali e giocando sempre tra di noi, non abbiamo gente con cui giocare. Ma adesso le cose sono cambiate. Grazie ai miei nuovi investimenti online ho nuovi amici e un conto in banca soddisfacente. Sì, lo so che è Dead by Daylight, è lo stesso tipo di gioco, ragazzi, ma questo è fatto meglio. Sì, è tipo Evolve. Sto aspettando qualcuno che dica è tipo Dark Souls e ci siamo. No, sembra, non sembra male. In Early Access, tra l'altro. Non sembra male. Ma è già uscito? Ah sì, è già uscito. Beh, per 12 euro. Recensione nella media. Ottimo! E stasera, insomma. È come The Last of Us, certo. C'è lo stesso brio. Anche qua la protagonista è una lesbica. È tipo Dark Souls, sì sì. A me ricorda Fallout. Vabbè, ragazzi, io non so più che cazzo fare. È come Super Mario. stasera siete Uki. Vabbè, bestiacce, dai, io la chiudo qua. Ci vediamo domani alle 21.30. Siateci che domani c'è Fallout, credo, no? Dovrebbe esserci We Will Forever, ma io We Will Forever non lo tocco più e Andrea non l'ha ancora capito. Continua a buttarmelo in programmazione, ma non ha capito che per me è chiuso con quel gioco. Quel gioco proprio no, per me è un grande no. Quindi non lo faccio più, mi dispiace. Ma potrebbe esserci Fallout 3. Potrebbe, dico potrebbe, perché potrebbe anche girarmi il cazzo e giochiamo magari a We Will Forever. Mi piace confondere la gente. Fate i bravi, fate i buoni, io mi sono divertito anche stasera, spaventato ma divertito, sto gioco mi sta piacendo un sacco, lo mettiamo in una bella cartelletta di uno dei migliori horror indipendenti degli ultimi tempi, secondo me, con meccaniche di gameplay interessanti, ma soprattutto un'atmosfera, niente male, e buonanotte, ci vediamo domani.